Il Chianti è sicuramente uno dei vini più conosciuti e apprezzati specialmente all'estero, ma se sulla bottiglia trovate un Gallo Nero, ci troviamo di fronte a un Chianti classico e solitamente il livello si eleva. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento il Chianti classico di Istine. Istine è una delle cantine più giovani all'interno del panorama del Chianti classico, zona che identifica i vigneti tra le province di Firenze e Siena, terre d'origine storica del Chianti fin dal 1716. Da qui il suffisso classico che è stato attribuito nel 1932. Purtroppo spesso nel comune parlare questo suffisso si perde e si parla sempre genericamente di Chianti, perdendo quindi la diversità di origine di questi vini. In particolare, come potete vedere dalla scheda, siamo a Radda in Chianti, le uve che compongono questa bottiglia sono al 90% ovviamente Sangiovese e al 10% Canaiolo e Colorino, l'annata è il 2016 e la gradazione alcolica è di 13,5 gradi. Come sempre, prima della degustazione, vediamo più da vicino l'etichetta. E vediamo più da vicino l'etichetta, Istine, Chianti classico, come dicevamo appunto prima, il Gallo Nero, simbolo appunto del consorzio che produce questo particolare tipo di vino, DOCG ovviamente, lo si conosce anche dalla fascetta obbligatoria per legge, questa etichetta su fondo bianco con queste tre righe colorate, molto semplice ma molto riconoscibile anche su uno scaffale. Andiamo a girare l'etichetta per vedere le indicazioni obbligatorie di legge, dove ritroviamo, oltre ovviamente la denominazione e il nome della cantina, la gradazione alcolica, quindi 13,5 gradi, il classico formato da 7,50, e due particolarità di questo vino. Una l'abbiamo già vista in precedenza, cioè l'appartenenza a Vignaioli Indipendenti, l'associazione appunto di produttori che ha fatto delle scelte particolari di cui vi parlerò in un prossimo video. E l'origine biologica, questo vino cioè un vino biologico, che appunto è stato prodotto con determinate scelte a livello di concimi e pesticidi, anche di questo magari ne approfondiremo meglio le caratteristiche anche qui in un prossimo video dedicato appunto ai vini bio. Ultima particolarità della bottiglia, sopra il tappo viene riportato il nome della cantina, come abbiamo già visto fare su altre bottiglie. Bottiglia molto semplice, riconoscibile. Adesso, dopo averla vista da fuori, andiamo a vederla anche dentro con la degustazione. E partiamo per la nostra degustazione dal colore, un rosso rubino abbastanza intenso. Andiamo a vedere le note che ci regala il naso. Sentori classici di frutta matura, ciliegie fragola su tutti e anche una leggera nota finale di tabacco e leggermente di pepe. Andiamo a sentire a livello gustativo. Buon corpo, di buona beva, un vino armonico, con dei tannini abbastanza sviluppati ma comunque avvolgenti e non fastidiosi. Dopo che abbiamo appunto sentito il naso e la bocca cosa ci regalano, andiamo ad assegnare i classici voti. E cominciando con la fascia di prezzo, questo vino merita 2 bottiglie su 5. Si trova in vendita fra i 14 e i 18 euro alla bottiglia, che comunque per essere un Chianti classico è un medio prezzo, ovviamente senza andare su cantine più storiche o di fama. Assegnando un voto alla versatilità, questo vino merita 2 bottiglie su 5. Come tutti i Chianti classico, il suo abbinamento per eccellenza è con la carne rossa, fiorentina su tutto, ma anche una zuppa di legumi oppure una toscanissima ribollita sono abbinamenti molto vincenti. Lo consiglio personalmente anche con la cacciagione. È impossibile da abbinare a dei dolci oppure al pesce, in quanto il suo gusto molto deciso andrebbe a sovrastare questi piatti. Al limite si può prestare ad un antipasto a base di salumi. Passando alla facilità di beva, questo vino merita 4 bottiglie su 5.
È un vino che con i giusti abbinamenti si fa ben volere. È immediato, non richiede bocche particolarmente allenate e sicuramente sarà un ottimo compagno per una grigliata di carne oppure una serata in taverna con gli amici. Richiede un'apertura anticipata all'incirca di 15-20 minuti e la temperatura di servizio è preferibile tra i 16 e i 18 gradi. E arrivando al giudizio complessivo su questo vino, che vi ricordo come sempre è personale, assegno 3 bottiglie su 5. Il vino è sicuramente ben fatto, è un vino biologico di facile beva, ma non è probabilmente la massima espressione del Chianti classico. Inoltre gioca a suo sfavore una versatilità in cucina poco spiccata, che è probabilmente il suo maggior limite. Però di contro, dalla sua al fatto che può essere bevuto molto bene in compagnia senza paura di rimanere delusi. Vi lascio il link alla cantina Istine per dare un'occhiata ai loro prodotti e aprirvi una vista sul mondo del Chianti classico. Bene, per oggi abbiamo terminato e come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se non vi è piaciuto, pollice giù e fatemi sapere il perché nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Inoltre, condividete il video con i vostri amici e commentate per avere maggiori informazioni oppure per farmi qualche domanda. Per il momento vi saluto e vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.